arrivato perché ero sicuro che sul mercato potessimo raccogliere i volumi che ci servivano sia per diciamo, il mese di luglio, ma soprattutto per i mesi successivi alla fermata. Medio termine, in questo contesto ancora forse in funzione, lei che tipo di prospettiva che ha la strategica sul settore? Dove saremo di più a un anno? Di più a un anno noi saremo sicuramente diciamo insieme ad un gruppo importante e recideremo un ruolo importante in un mercato altamente competitivo e globalizzato. Sarà ancora un'azienda integrata, anche per i tubi, secondo la popolazione, manterranno quello che hanno? Diciamo che l'azienda sarà l'azienda integrata come la conosciamo oggi. Da più a un anno vediamo se anche tutte le verticalizzazioni faranno parte del nostro diciamo, nuovo gruppo di appartenenza. Sono più giusto. Grazie di cuore per aver organizzato un evento che ha permesso a noi di presentare piano d'azione per la siderurgia dell'Unione Europea in una realtà che vede la siderurgia come cuore pulsante del proprio sistema economico. Grazie a tutti coloro che sono presenti e non lo faccio soltanto in maniera formale, ringrazio certamente le autorità istituzionali, il sindaco, il presidente della provincia, i rappresentanti istituzionali della regione, anche i parlamentari eletti nelle forze politiche che sostengono il governo Letta. Vedete, quando ci sono momenti di difficoltà bisogna avere il coraggio di anteporre l'interesse nazionale all'interesse di parte. E come leggiamo dai giornali, non è facile all'interno delle parti anteporre l'interesse nazionale. Però, e lo dico da italiano che vive la maggior parte del tempo suo ormai fuori dall'Italia, che c'è da essere orgogliosi, stando a Bruxelles, quando senti commenti positivi su un'Italia diversa, un'Italia che nel momento della crisi ha saputo trovare un momento di unità. E il momento di unità, bisogna dire la verità, abbiamo chiesto sacrifici ma non abbiamo sufficientemente presentato una strategia per la crescita. Per quanto mi riguarda è il mio obiettivo principale, perché qua non si tratta di fare politica industriale, qua non si tratta di fare di politica dell'acciaio, qua si tratta di difendere il lavoro, di difendere un sistema produttivo che garantisce la sopravvivenza di un continente, non soltanto della città di Terni. Se noi non rinforziamo la nostra politica per sostenere quel tessuto, non riusciremo a fermare l'emorragia di posti di lavoro. Ecco perché serve che gli stati si rendano conto che a fianco al fiscal compact serve l'industrial compact. I nostri interessi. Non significa chiudere le porte dell'Europa al commercio internazionale, significa chiedere di essere garantiti nella competizione internazionale. Cioè la nostra qualità europea non può essere messa a repentaglio da una concorrenza sleale della produzione extraeuropea. Ecco perché è importante difendere non soltanto il polo ternano in un contesto di azione a favore della siderurgia europea per la quantità, ma anche per la qualità. Ripeto, è stato sottolineato in maniera molto chiara dall'amministratore delegato qual è la qualità del prodotto ternano. Una qualità che poi è frutto di un lavoro congiunto che comprende non soltanto il sito principale ma comprende anche l'edificio. Quindi il sito complessivo ternano va visto e va difeso. Ecco perché non dobbiamo rinunciare ad un'azione forte che permetta di tenere unita
l'intera catena produttiva termale. Dobbiamo fare in modo, e questo sarà anche il mio impegno, che il tubificio possa essere parte di un disegno più ampio e complessivo di difesa della siderurgia termale. Certo, il cambiamento delle norme serve per adeguamento alla Camera ad una soluzione che permetta ad un sistema industriale, ad una catena imprenditoriale di poter acquistare da Outokumpu la realtà Terragni, perché il piano industriale non è qualche cosa di secondario. Il piano industriale è la chiave della soluzione del problema. Io non credo che, nell'ambito certo dei limiti della concorrenza, sarebbe stato giusto vedere finire nelle mani di un cartello finanziario o di un investitore finanziario una realtà industriale che ha bisogno di essere gestita come un'industria quale essa è. Ecco perché io mi sono sempre espresso a favore, questo non significa intervenire, ma dire che il mio auspicio è per una soluzione industriale europea, significa credere nella politica industriale europea, nella politica industriale a terra. Sono ottimista per quanto riguarda la soluzione del problema, non posso non ripetere quello che ha sostenuto il mio collega Almunia, che è il responsabile del dossier, che tutto si farà per raggiungere un risultato positivo nei tempi più brevi possibili. La questione della tempistica non è secondaria, dobbiamo e faremo tutto il possibile perché la soluzione si arrivi nel tempo più rapido possibile. Questo per dare anche certezza agli investitori, dare certezza ai clienti, dare certezza ai lavoratori.